Bentornati a tutti, signori e signori, nel laboratorio di Creepy. Benvenuti in questo secondo episodio di questa nuova serie, una serie che vi ricordo si concentra sul rendere abortosi dei Pokémon decenti o comunque dei Pokémon belli. Nello scorso episodio, nel sondaggio, ha vinto a larga maggioranza il trio costituito da Kyogre, Groudon e Rayquaza. Infatti quest'oggi, ragazzi, andremo a prendere questi tre Pokémon, a mio parere magnifici, e li renderemo qualcosa di inguardabile per l'intera razza umana, che anche i ciechi probabilmente potrebbero svenire da un momento all'altro. Sapete che per questa serie abbiamo anche acquistato una mascotte, ossia il nostro Abortosard, che sicuramente, posto qui di fianco a me, sarà in grado di darmi l'ispirazione giusta per creare veramente delle cose indicibili. Detto ciò, vi invito a lasciare un mi piace, proviamo a raggiungere i 250 like per questo secondo episodio e direi di iniziare subitissimo con il primo Pokémon. Bene, signori miei, non sarà facile con questi sprite, infatti questo episodio potrebbe durare di più, ma noi ci proveremo. Abbiamo qua inizialmente il nostro Groudon, che a guardarlo così mi viene una voglia di renderlo di colore rosa shocking. Ecco qua il nostro rosa shocking, coloriamo tutte le parti di rosso vivo con questo aborto della natura. Signori, questo Groudon diventerà la feccia dei Pokémon, che proprio pure gli spinda non se lo cagheranno di striscio. Sarà un lavoro veramente estenuante, un po' come vivisezionare una rana, cioè proprio lo schifo. Ok, perfetto, abbiamo già una testa che è un preambolo dello schifo che andremo a vedere quest'oggi probabilmente. Allora, a parte che è giusto che non vadano in feed questi video, perché porca puttana, per far vedere degli schifi così in home c'è veramente da impegnarsi. Però cazzo, mandatemeli in feed sti aborti, così almeno siamo sicuri che qualcuno muoia. Poi ecco, ad esempio, su questo viola schifo, perfetto, hashtag viola schifo nei commenti. Penso di essere in procinto di creare lo schifo umano per eccellenza. Allora, penso di star vedendo la Madonna, però non vorrei farlo troppo bene come il Blastoise che stavo vedendo l'altro giorno. Quindi c'ho già un'idea per la pancia, raga, che vedrete, porca puttana. Lo rendo, cazzo, un fenomeno da baraccone sto Groudon. Lo rendo veramente lo schifo. Diventerà il vostro Pokémon meno preferito di sempre. Guarda teste, a uno non deve venire il cancro vedendo ste cose. Guarda te, io le sto pure facendo, cioè voi che state soffrendo a casa, immaginatevi il povero dottor Creepy che porca di quella troia sta impazzendo. Madonna cazzo, ma io quando mi sveglio la mattina sarò più bello di sto cosa. Ok, per ora è troppo bello, ma rimediamo subito, tranquilli. Olè! Olè! Ora sì che si ragiona, ora sì che fa male, cazzo, ora sì. Nemmeno distingue i colori Photoshop. C'è già che uno c'ha le sue difficoltà normoterapeutiche di sue e poi dopo viene fuori sta storia qua. No signore, io non l'accetto. Nel caso poi, raga, scrivetemi su Instagram se vi ho rovinato gli occhi, che magari vi linko qualcuno in grado di sistemarveli. No, perché cioè obiettivamente, aia, fa tanto male. Che schifo! Un lemure orgasmante penso abbia più charme di questo Pokémon. Ma signori, non è ancora finita, perché basta un semplice verde cacchetta di ramarro per risolvere tutti i nostri problemi di bellezza. Sembra veramente che si sia sbrodolato di vomito la coda, cioè veramente. Mia sorella con i parapendie è meglio. Cosa, io non ho una sorella e nemmeno un parapendio. Allora signori, mi spiace annunciarvi che il nostro Groudon è passato a miglior vita l'altra sera. Ho creato un cazzo di mostro! È una delle cose peggiori che si siano mai viste sulla faccia della terra. Dopo ovviamente i miei video. Guarda che trapanano pure fuori dalla casa perché stanno cercando di rompere qua dentro, di salvare sta povera creatura. Raga, denunciatemi al WWF, scrivete al WWF qualcosa, non lo so, vi prego, salvate. Salvate questo poveraccio Groudon, madonna che veramente. Cioè, so chi cazzo fa il team malvagio per andare a cercare sto aborto, cioè. Signori, no, penso che sia una delle cose più brutte della vita. Abortosard,
Raga, il voto di Abortusard. Quanto è il voto di questo Pokémon? Abortusard ci suggerisce un bel 9,5 su 10 per quanto riguarda la bruttezza. Ma signori, io so che possiamo fare di meglio. Quindi, Abortusard, grazie per il suggerimento. Ma il tuo lavoro non è finito. Salviamo sto schifo. Lo chiamiamo Groundant perché tipo gronda di sudore fa schifo. Niente raga, stanno facendo irruzione in casa a caso con i trapani, quindi signori dobbiamo fare subito Kyogre, che sembra più semplice, ma signori è solo un'apparenza, perché io so già come fare quest'uomo. Io non vorrei, non voglio farlo, ti giuro figliolo che non voglio farlo. Allora, c'è qualche colore che non abbiamo ancora usato? Penso di sì, il marrone. Sembra no che si sia sbrodolato praticamente un vasetto di cacca sopra la testa, cioè mi sta mangiando tutto il Kyogre, quindi perfetto. Poi io oddio, cosa sto vedendo nella mia futile vita? Cosa raga, veramente sembra uscito da una cazzo di stalla dei maiali sto coso. È una delle cose peggiori che la mente umana possa concepire. Tra l'altro è già finito perché l'ho invaso tutto. Ma cos'è? Mamma mia, questo fa davvero male al cuore. Fa davvero male al cuore sto Kyogre. Ma tanto male al cuore. Cioè, ma proprio un heart attack proprio di quelli cattivi. Che non è un heart attack, ma è un heart attack. Cioè, un attacco di cuore, non un attacco d'arte. Perché se qualcuno mi definisce arte questa roba qua, gli tiro un ceffone. Se lo ricorda per tutta la vita, cioè. No, penso che un minatore abbia più delicatezza di questo Kyogre. Che invece risulta essere una cozzaglia di tumorelli. Abbastanza invidiabile, oserei dire. Poi tra l'altro non mi prende tutti i colori, no? Quindi si stanno sovrapponendo. Quindi pure Photoshop ci sta dicendo che dobbiamo seguire il nostro ideale di rovinare tutto. Cioè, grazie Photoshop, davvero. Adesso arriva la parte in cui io devo fare tutto il contorno, in cui praticamente arrivo al 2019. Ma tua madre fa cocero! Come le chiamo io queste cose qua? Le cose rosse di Kyogre. Le cose rosse di Kyogre. Sembra che tipo... No, non posso dirlo. Che poi il family friendly... Lasciamo perdere. Questa cosa qua è a dir poco inguardabile. Però adesso abbiamo ancora qualcosa da fare. Ad esempio, le nostre care amate linee. Direi di farle di un colore veramente accattivante. Tipo, ad esempio, color cielo milanese, perfetto. Mi sembra una denominazione particolarmente accurata. Noi vogliamo evitare queste cose. Aiutiamo Kyogre a casa sua. Io potevo trovare un lavoro, invece sono qui a colorare pesci. Allora, questo Kyogre ricorda tipo una sorta di Relicant iper sviluppato. Tipo, c'è presente quelle persone che tipo a 10 anni sono alte 75 palazzi e toccano il cielo con una mano? Ecco, questo qua sembra tipo un Relicant un pochino sovrasviluppato. Ah, gli occhi di Kyogre. Raga, gli occhi adesso ci inventiamo qualcosa. Perfetto. E qua a Bortozard siamo a un livello veramente alto. Qua a Bortozard, come puoi vedere, siamo a un livello veramente alto. Questo è proprio un tuo simile, figliolo. Questo è proprio un tuo simile. Signori, Kyogre, una delle cose più scandalose che lo scibile umano abbia mai creato. Guarda che cosa brutta. Tra l'altro poi mi ha sminchiato tutti i colori, quindi è difficile pure ricondurlo ad un Kyogre. Questa forma alternativa, che probabilmente è quella post cesso, è tipo io non so cosa ho creato. Se sembra veramente tipo neanche da lontano riesce a capire cos'è. È proprio è l'apoteosi del brutto, signori. Poi tra l'altro c'aveva delle sfumature talmente lievi che non me le ha prese Photoshop. Io con Photoshop faccio cagare, quindi adesso lo salviamo come Abortogre. Ma signori, ancora non abbiamo finito, perché ragazzi, abbiamo la parte finale di questo aborto di episodio. Rayquaza, che sarà di gran lunga il più difficile. Rayquaza, io raga ce l'ho già in mente. Non ce n'è. Rayquaza, raga, lo voglio bianco e verde. La sofferenza cosmica si sta veramente rivoltando sopra la torre dei cieli, cazzo. Porca puttana, sembra che c'ha la lebbra sto coso. Cioè, guarda che schifo.
Guarda che cazzo di schifo. Ma che cazzo è? Rayquaza con la minchia di tovaglia in testa. Ma non è un Rayquaza sto coso. Figa. Una cazzo di mozzarella, porca puttana. Ma vai, vacci ogni tanto al mare, caro Rayquaza, vacci. No, questo qua, raga, questo è pesante. Questo ci ho preso a farlo bianco. Viene veramente un disastro apocalittico. Non ce la si può fare. Olè, perfetto. Il colore Charizard lo chiameremo, visto che nello scorso episodio è finita così. Su, rapido, veloce, indolore. Meno tempo ci mettiamo, caro Rayquaza. Prima potresti morire, quindi forse è meglio che ti sbrighi. Allora, per ora, visto da lontano, fa paura. Fa veramente paura. Potrebbero arrestarmi davvero a sto giro. Mi sbattono in carcere e non ci esco più finché non ho scontato minuto per minuto la mia pena. Bortozard, dammi la forza. No, ma zio, ma ha preso un camion in testa per diventare così, cioè spiegami davvero. Guarda, cos'è? Allora, cos'è questo braccio che è venuto fuori? Non è un braccio quella cosa lì, è tipo una liana di una pianta morta 10 anni fa, ma è... Guarda, cos'è? Allora, cos'è questo braccio che è venuto fuori? Non è un braccio quella cosa lì, è tipo una liana di una pianta morta 10 anni fa, ma è... Ma il mio falegname con 4 pennarelli lo faceva meglio. È talmente brutto che io non penso di riuscire ad andare avanti. Io non so più cosa devo... Mi sono perso. Ok, lo ammetto, mi sono perso. Sono riuscito nell'impresa di perdermi in un disegno per quanto potesse essere brutto. Oh Gesù, Gesù. Allora dai, facciamo le cose per bene. Prendiamo le linee di Rayquaza, facciamo le rosse e poi concludiamo sto scempio. Qua potrebbe essere il sangue raggrumato dopo aver preso per l'appunto un tir sul costato, perché altrimenti non si riuscirebbe a dare una spiegazione migliore. Questo può essere visto solo come il sangue di un Rayquaza distrutto. Madonna, una vecchia di 80 anni col bikini. Ecco, sì, perfetto, perfetto. Direi che con quest'ultimo fail possiamo concludere. Signori, no. A parte che c'è tipo i colori dell'Italia e non me ne sono accorto, però dell'Italia davvero poco questo coso qui, perché il nostro paese non è un paese così brutto almeno. No, aspettate, non dobbiamo mai accontentarci, ho avuto un'altra idea. Ora il nostro aborto è concluso. Benissimo, esimi ascoltatori, in questo video abbiamo creato veramente lo schifo più totale. Chiamatemi scienziato pazzo, è effettivamente quello che sono. Se non avete contratto malattie venere vedendo questi Pokémon, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. In caso contrario, e quindi in caso stiate per morire, fatemelo sapere con un hashtag #PagamiLeCure. Detto ciò ragazzi, vi invito a premere la campanella per ricevere i feed e a passare dai social, in particolare da Instagram, per rimanere sempre aggiornati nel caso ad esempio dovessi aver contratto io queste malattie e nel caso per colpa di questa serie dovessi chiudere il canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.